Bella ragazzi, siamo in live. Aspettiamo che entra la gente live e si inizia questa sfida. Dai, cominciate ad entrare in live. Ragazzi, così iniziamo con la sfida. Entrate in live che vi aspetto. Iniziamo ragazzi, dai, belli carichi. Il video precedente è stato brutto perché non abbiamo trovato l'arciere magico. Ciao Mirko Venditti. Iniziamo con questa grandissima sfida. Mi invito già a lasciare un bel mi piace. Condividete la live con i vostri amici ed entrate. Dai ragazzi, dai ragazzi. Iniziamo questa sfida tosta, tosta, tosta. Abbiamo tre opzioni, tre possibilità. Dai, condividete la live con i vostri amici, ragazzi. Dai, dai, dai. Ok. Ciao Mirko, dai, fai entrare qualche tuo amico in live. Givern, ragazzi, torre presa. Givern noi. Dai, se mi caricano le frecce. Ok. Anche la strega. Dai,
Ok. Dai, prendiamo almeno la seconda torre, portiamoci a casa. Bella ragazzi, prima vittoria, zero sconfitte. Ci portiamo a casa anche le tre corone. Oggi per noi. Ok. Andiamo a richiedere il moschettiere. Grazie mille, Mirko. Ok. Grazie mille, Mirko. Secondo me ho sbagliato a mettere il minatore. Perché adesso io come lo levo quel... Come lo levo adesso io? Per forza con i barbari. Se no, ok, il pack questo l'ho messo. Vediamo come possiamo fare. Quanti messaggi che mi arrivano, raga. No, ragazzi, no, ragazzi, no, dai, vi prego, non adesso. Non possiamo perdere adesso. Raga. E mo che faccio? E mo che faccio, ragazzi? La vedo tosta questa partita. Ragazzi, questa partita io davvero la vedo tosta. Non penso di riuscire a... Non credo che riusciamo a vincerla, raga. Sì. Non credo assolutamente. No, ragazzi, no, no. Bella giocata e buona fortuna. Non possiamo fare niente, raga. Prima sconfitta. Intanto andiamo su WhatsApp a dire che sono in live. Già parte lui con il pecca. E il razzo anche. Tutti sti messaggi. Scusate per i messaggi e le chiamate, però non ho.
Non ho avvisato nessuno che ero in live, quindi. Quella torre ce l'ha fatta, ragazzi. Vediamo che riusciamo a fare. Dai, girati, dai, non perdere tempo, ok. Ok. Vediamo se riusciamo a risolvere qualcosa. Sessantasei di HP, ragazzi, forse siamo riusciti a fargliela. Sì, ok. Ragazzi, io decido di attaccare. Subito, subito. Così. È così. Ok. Ok, proviamo con i barbari all'angolo. Dai ragazzi, dai, 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 dai. G per noi ragazzi. Ci portiamo a casa questa vittoria. Ok. Allora faccio così ragazzi. Vediamo fino a quanto arriviamo. E ci apriamo il baule della corona pure. Perché se perdiamo le possibilità qua sono tre. Questa, un'altra e un'altra. Se perdiamo questa, le altre due poi le facciamo prossimamente in un'altra live. Oggi ho voluto iniziare una live così, ma non ho fatto l'annuncio. Quindi ci sarà qualcuno che studia, chi sarà ancora a scuola. Quindi facciamo questa live così. Per chi lo guarderà non sarà più live adesso, per chi la guarda. Cioè diventerà un video normale.
Ai 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 ragazzi. Ragazzi, si è arrabbiato questo. Ok. Buttiamogli il casino, raga. Aspetta, voglio mettere il minatore là. Le frecce qua. G per noi ragazzi. Andiamo a donare. Mini deck col domatore sarà questo, secondo me. Sì. Però noto che stanno usando tutti quasi lo stesso mazzo. Ragazzi, ora è un problema. Ma come mi difendo? Ma come mi difendo? Cioè non gli ho fatto nemmeno un danno. No, ragazzi, ma persa anche questa, penso. Proviamo a cambiare lato. Dai che uno è entrato, alla fine cambiare lato ci ha un po' aiutato. No, raga, abbiamo perso. Lo dico con sincera tranquillità, ma abbiamo perso.
Sapete perché voglio fare il bowler della corona? Perché prima di iniziare la live ho trovato un'epica nel baule d'argento. Cioè, ho sbagliato, nel baule questo. Non mi ricordo come si chiama, non mi viene ora in mente, giuro, non mi ricordo. E dicono che quando trovi la leggendaria, l'epica, subito dopo trovi, diciamo, la leggendaria nel prossimo baule. Adesso io voglio vedere se questa ipotesi è vera. Quindi andiamo a farci queste corone per vedere se questa ipotesi che dopo che trovi l'epica c'è nel prossimo baule la leggendaria. Adesso che ho trovato l'epica, voglio vedere se trovo la leggendaria, vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo se questa cosa è vera. Ma come ci difendiamo da quello? Qua ci hanno fatto la torre. Noi l'abbiamo fatta pure. Vediamo adesso che succede. Ok, allora. Qua mettiamo questo. C'è Antonio. Ah, Anthony, vabbè. Antonino. Porco due, ma perché non difendi? Dai, prendiamoci queste due corone almeno. Vai, così, due corone vanno bene. Allora, se tu mi levi quello, mi fai un pro... Mi fai... Ok. Non problem. Vabbè, alla fine due corone. Vediamo questa ipotesi della leggendaria. Qua siamo a tre vittorie e una sconfitta. Andiamo avanti, vediamo che succede. Allora. Ok. Ma perché tutti questo pecca?
No, raga, ma quanti pecca mi mette, ragazzi? No, raga, ho perso anche questa. Ho perso anche questa, ragazzi, ho perso. Ci posso provare almeno a fare una corona, ma non credo. Ho perso anche questa. Raga. Ho perso anche questa. Beh, altre due iscrizioni, poi la rifacciamo. Ci facciamo l'ultima partita e poi per oggi finiamo qua. Casomai un'altra live la facciamo sabato mattina oppure venerdì sera, ragazzi, vediamo. Però ovviamente vi avviso prima perché oggi ho fatto una live così e siete entrati in pochi. Quindi ovviamente vi avviso la prossima volta che faccio live. No, la connessione no, ti prego. No, dai, la connessione non mi... Mi si sta bloccando la connessione. Dai, la connessione mi si sta bloccando. Mi si è bloccata la connessione, ragazzi. No, mi si è bloccata la connessione. Alla fine questa l'avremmo potuta vincere tranquillamente anche. Vabbè, facciamo l'ultima. Per vedere questa ipotesi del baule. E se quando finisci... Quando trovi l'epica trovi anche il prossimo il leggendario. Vediamo. Ci servono due corone. Ok, dai, che un barbaro è entrato sotto torre. Qua gli andiamo a mettere un minatore. No, non è servito a niente alla fine. Quindi adesso ci prendiamo tante legnate. Che uno di loro... No, di nuovo la connessione. No, raga, di nuovo la connessione. Di merda, non ti bloccare, scusate il termine, però connessione.
Ok, una corona l'abbiamo fatta, dai, ce ne manca una. Dai, dai, levaglielo. Ok, devo levargli questo estrattore, perfetto. Allora, leviamo tutto questo casino. Qua ci penso io, ci penso io, ci penso io. No, a sto punto andiamo alle tre corone, non lo so, proviamoci. Proviamoci, cosa impossibile, no raga, peccato, peccato, potevamo fare tre corone. E invece ora ne dobbiamo fare un'altra, paura d'oro. Ok, serve solo una corona, quindi io vado veloce. Facciamo una cosa veloce veloce, come si suol dire. Perché ripeto, alla fine a noi basta solo una corona. Quindi se vinciamo o perdiamo, la cosa non ci importa. So che comunque a breve troverò, devo trovare il baule magico, quindi preparatevi. Dai che l'abbiamo fatta, ok ragazzi, adesso vediamo se questa cosa dell'epica è vero, che se trovi l'epica successivamente trovi la leggendaria. Una cavolata, diversi youtubers l'hanno approvato e hanno detto che è vero. Vediamo ragazzi se è vero questa cosa. Teoricamente io dovrei trovare la leggendaria allora adesso. Mi ragazzi, abbiamo fatto anche un'altra corona. G per noi. Si sono arresi forse. Finita questa, ragazzi, stacchiamo la live. E poi riproviamo di nuovo la sfida, di nuovo. Vediamo come va a finire. Lì per noi ragazzi. Tipo vi immaginate, è baule magico così. No, sarà baule d'argento. Appunto. Bene ragazzi, vediamo se questa teoria è vera. Io ho trovato prima l'epica, quindi se dicono il vero, io dovrei trovare la leggendaria ora. Invece no ragazzi. Trovo l'epica di nuovo. Vabbè ragazzi, il video, la live finisce qua. Ne faremo un'altra o venerdì sera o sabato per rifare questo qua, che abbiamo altre due possibilità. Spero che la live vi sia piaciuta, per chi la deve vedere sarà un video normale di 36 minuti, mezz'ora e passa. Siamo alle 4.000 coppe e niente ragazzi, la live finisce qua, spero che vi sia piaciuta.